Allora, vedo che Filippo già è pronto, come vedete dal titolo delle slide, non c'è bisogno che lo introduco, parliamo di criticità del periodo transitorio. Mi pare che c'erano quattro date che giravano intorno a questo decreto di unità, quella del decreto, quella dell'entrata in vigore della legge di conversione, e quindi mi pare che insomma, effettivamente c'è bisogno di un intervento chiarificatore. Credo che tra l'altro sia imminente la scadenza del 31 ottobre, che è una scadenza cruciale per capire che cosa fare in questo frattempo. Prego Filippo. Grazie Matteo, grazie a tutti voi. E, diciamo, vorrei prima rispondere alla domanda che ha fatto Matteo, ci ha posto Matteo. Cioè, dobbiamo verificare effettivamente se questo decreto riguardi o non riguardi la dignità del lavoro, perché questa è la domanda che ci ha posto il moderatore. Ma la dignità, diciamo, è un argomento da maneggiare con molta cura, e credo che questo governo tutto manifesti meno che prudenza nelle cose che fa, quindi ecco, al di là delle opinioni che si possono avere, questo certamente si può dire. Quindi anche l'utilizzo del termine dignità nell'ambito di questo decreto, insomma, sembra un po' una fuga in avanti. La dignità del lavoro e la dignità umana è menzionata nella Carta Costituzionale e nello Statuto dei Lavoratori. Nella Carta Costituzionale, articolo 3, nella Carta Costituzionale, articolo 41, secondo comma, cioè la dignità umana è un limite all'intrapresa privata. E quindi questo significa che l'impresa deve tener conto di questo limite perché sia un'impresa moderna e civile. Diciamo anche che però la dignità viene messa coniugata in questo caso con il lavoro precario. Nel decreto dignità si fa riferimento invece appunto alla precarietà. E allora questo momento storico che stiamo vivendo di precarietà ormai da quasi 20 anni di precarietà spinta, è chiaro che è il portato della presenza di un dipendente sindacalizzato rigido per l'impresa, che invece tende in questo momento storico a dover fare maggior profitto. E allora che cosa bisogna fare? Bisogna aspettare che l'operaio sindacalizzato diminuisca di numero affinché non sia più questo ostacolo al profitto, e allora abbiamo la precarietà che consente appunto di superare questo ostacolo. Ma allora se queste cose non le dico io, non le dicono i giuristi, lo dicono gli storici, insomma basta vedere qualche piccolo saggio di qualche recente, di qualche storico. Stiamo andando verso una fase in cui il lavoro dipendente addirittura nella gig economy sparisce, diventa, evapora, non si controlla più. E allora il decreto dignità, ma il decreto dignità va in questa direzione? No, sembra prendere una direzione diversa, perché invece ci riporta verso quel principio contenuto nell'articolo 1 del decreto 81 del 2015, che ci continua a dire che il lavoro a tempo indeterminato è la forma comune, l'eccezione costituita dal lavoro precario, dal lavoro a termine. Però scusate, faccio un'ultima parentesi, poi andiamo direttamente ai temi. Non posso non condividere il nostro costituzionista Ainis, che in questi giorni in un articolo, insomma, su un quotidiano ci avverte, attenzione, perché stiamo in qualche modo assistendo a un mercatino di diritti. Da una parte diritti sociali, ma in cambio di cosa? Forse di antiche libertà. Insomma, questo è un momento molto, diciamo, di cui bisogna avere una particolare, diciamo, presenza e attenzione a mio modo di vedere. Ma chiusa questa parentesi, scusate questa divagazione che non voleva essere noiosa, andiamo subito al decreto dignità. I nostri problemi da avvocati e da operatori pratici in qualche modo riguardano queste date. Perché noi abbiamo un decreto legge del 12 luglio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 e entra in vigore il 14, e la legge di conversione che entra in vigore invece il 12 agosto e modifica, per quello che ci riguarda e per quello che ci interessa oggi, il contratto a termine, il lavoro somministrato a termine e la tutela del licenziamento. Ma prima di andare a queste questioni che riguardano il diritto transitorio, su cui poi il collega Morrico
ha una delineata molta precisione, molto più di me, perché io ho visto lo scritto che ha fatto, è veramente molto puntuale su questo regime transitorio, però volevo fare qualche cenno ad alcune criticità che mi sono balzate agli occhi nel momento in cui mi sono letto questi testi normativi. Insomma, la prima cosa intanto è che la forma scritta, che non era obbligatoria per i contratti sotto i 12 giorni, invece se in caso di rinnovo è necessaria, quindi non c'è più questa eccezione, perché il rinnovo deve contenere la giustificazione deve essere specificata nel rinnovo, e quindi serve la forma scritta anche se il contratto è inferiore a 12 giorni. La causale è indicata, avete visto nel testo del decreto, con una formulazione abbastanza chiara: a condizione di, e quindi ci troviamo di fronte non a una previsione generica, abbiamo una condizione legale, quindi ci troviamo di fronte a una condizione non di efficacia della clausola, ma una condizione di validità, perché è una condizione legale. Questo ha degli effetti, magari ne potremo parlarne dopo per qualche cenno, su alcuni istituti. Un'altra questione riguarda l'articolo, ma vi farò soltanto alcuni cenni su alcune criticità che mi sembrava doveroso in qualche modo segnalare. Articolo 19, quarto comma. La specificazione delle causali deve essere effettuata soltanto in caso di rinnovo e di proroga che faccia oltrepassare i 12 mesi. Quindi il primo contratto che superi i 12 mesi non è necessario che indichi specificamente le causali. Doppio regime di sanzioni fra l'unico contratto e proroga e rinnovi. Allora noi abbiamo il primo contratto che, diciamo, fin dall'origine supera i 12 mesi. La sanzione contenuta nell'articolo 19,1 bis è quella per cui la trasformazione avviene al momento del superamento dei 12 mesi. Non è una trasformazione ab origine, come dovrebbe essere in condizione di una clausola di validità. Qualora invece si trattasse di rinnovo o proroga che consente di oltrepassare il superamento dei 12 mesi, in questo caso la trasformazione avviene ex tunc, fin dall'origine. E allora noi ci troviamo di fronte ad un primo contratto superiore a 12 mesi, stipulato in un fronte indipendente, nel quale il datore di lavoro non mette le causali perché non le deve specificare, oltrepassa i 12 mesi, arriva a 11 mesi e 25 giorni e lo licenzia. Cioè, che c'è? Ti do 5 giorni, perché tanto non si è trasformato il contratto. Quindi a questo punto il lavoratore non ha, che cosa può fare? Si trova un 5 giorni di retribuzione. Ma sarà così? O forse si può sostenere probabilmente che invece in questo caso ci troviamo di fronte a un contratto, licenziamento in frode alla legge, perché è chiaro che qui stiamo pensando esattamente di evitare un effetto previsto da una norma imperativa. Contratto di lavoro somministrato a tempo determinato, alcune questioni, ma questioni che vediamo in modo molto veloce. Allora, il contratto, ma proprio velocemente vi riassumo che si applica alla disciplina del contratto a termine, come voi tutti ben sapete. Il contratto di somministrazione applicazione della disciplina del contratto a termine senza la limitazione in quanto compatibile con la formulazione originaria. Comunque, in precedenza, quindi, non si applicava la disciplina della durata massima, regime proroga e rinnovi, contingentemente al diritto di precedenza. Oggi al contratto di lavoro somministrato si applica l'obbligo di causale, il limite massimo di 24 mesi, il limite massimo delle proroghe, il termine di impugnazione stragiudiziale. Non si applica il numero massimo di contratti, intervalli temporali e diritto di precedenza. Quali sono le criticità? Adesso, a parte questa carrellata generale, ma quali sono le criticità che in qualche modo possono invece uscire fuori dalla disciplina? Se si supera il limite dei 24 mesi, o quello superiore naturalmente previsto dalla contrattazione collettiva, la trasformazione si ha verso l'agenzia, non verso l'utilizzatore. Se abbiamo il superamento del limite di 24 mesi, invece sommiamo contratto a termine e contratto di somministrazione, la conversione, la trasformazione abbiamo nei confronti dell'utilizzatore.
Per quanto riguarda le proroghe e le causali, le proroghe hanno una disciplina per cui nell'articolo 34,2, ma questo ce l'avevamo anche prima del decreto dignità, si definiva la possibilità di rinnovare con il consenso del dipendente nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo. Ma adesso i casi e le durate, prima non c'erano le causali, quindi non aveva nessun significato. Adesso che ci sono le causali che si applicano al contratto di lavoro somministrato, si può sostenere che è possibile per la contrattazione collettiva introdurre nuove causali solo per la proroga e solo per il contratto di lavoro somministrato a termine? Perché la formulazione è abbastanza chiara, ma diciamo andrebbe oltre l'intenzione del legislatore. Un'altra cosa, un'altra diciamo particolarità riguarda il fatto che della somministrazione, riguarda la disciplina della somministrazione irregolare. La somministrazione irregolare dunque si può realizzare quando il contratto fra il lavoratore e l'agenzia non contenga alcuni elementi, ma non c'è, con l'introduzione, con la modifica del decreto di dignità, l'obbligo di inserire nel contratto di lavoro somministrato fra l'agenzia e il lavoratore la causale. Quindi, come si arriva in caso di carenza della causale nel contratto di lavoro somministrato alla sanzione, se si può arrivare alla sanzione della somministrazione regolare? La soluzione è costituita, secondo me, ma questo non l'ho letto, per cui ve lo propongo, è un articolo, l'articolo 2 del decreto, che sostanzialmente dice questo. L'articolo 2, l'ultimo comma se non ricordo male, dice dunque sostanzialmente che si applicano il regime delle causali si applica all'utilizzatore, perché ricorderete che fra il decreto legge e la legge di conversione si era posto il problema a chi vanno riferite le causali, all'utilizzatore o all'agenzia. È chiaro che si è messo mano a questa situazione normando in questo modo, ma se il regime delle causali si applica all'utilizzatore, si applicherà anche la sanzione, il regime sanzionatorio, a mio modo di vedere. Adesso però arriviamo al punto che in qualche modo è il centro del nostro convegno, ovvero il regime transitorio. Tornando a quello che avevamo detto prima, come abbiamo visto abbiamo due date con due regimi diversi, perché vado un po' avanti, però c'è la norma, eccola qua. La norma, qui vedete il comma 2 articolo 1 del decreto e il comma 2 articolo 1 modificato dalla legge 96. Bene, la differenza è qua, nell'ultima parte della norma. Il comma 2 articolo 1 del decreto diceva si applicano le disposizioni ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data, cioè l'entrata in vigore del decreto legge. Nella legge di conversione invece si fa riferimento ai rinnovi e alle proroghe contrattuali, e non è di poco conto questa definizione, successivi al 31 ottobre del 2018, e quindi si posticipa in avanti l'entrata in vigore delle modifiche normative per quanto riguarda proroghe e rinnovi. Ora però, prima di arrivare a definire esattamente il regime transitorio, bisogna secondo me richiamare alcuni cenni brevemente in ordine alla la sorte del decreto legge convertito, convertito con o senza modificazioni. Allora, le norme, partiamo dall'articolo 77 della Costituzione, che ci dice che nel caso di mancata conversione il decreto ingiuntivo, il decreto legge, perde efficacia. Aggiungiamo inoltre che naturalmente questo significa che se viene parzialmente convertito, per la parte non convertita non perde efficacia. Poi c'è l'articolo 15 della legge, comma 5 della legge 400 del 1988, che è quella legge che disciplina le attività del governo e che dice esattamente che le modifiche apportate al decreto legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo dell'entrata in vigore della legge di conversione. Poi però
c'è una, un grande dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alle varie tipologie di emendamenti che sono contenuti nel decreto, nella legge di conversione, perché gli emendamenti possono essere soppressivi, sostitutivi, modificativi, interpretativi e aggiuntivi. Ora raggruppiamoli. Secondo l'opinione giurisprudenziale maggioritaria, abbiamo i emendamenti soppressivi ed interpretativi che hanno efficacia ex tunc. Poi abbiamo gli emendamenti sostitutivi. Su questo si discute, ma la giurisprudenza dice che in questo caso, anche in questo caso, c'è una efficacia ex tunc. Mentre gli emendamenti modificativi ed aggiuntivi hanno un'efficacia ex nunc e quindi avremo il regime transitorio. Se abbiamo una mera modificazione, un'aggiunta, abbiamo nel nostro caso il regime transitorio, altrimenti non l'abbiamo, perché la legge di conversione avrebbe efficacia ex tunc e non ci sarebbe nessuna questione di quattro regimi e via di seguito. Ora, si sono espressi, ma diciamo, richiamo soltanto due opinioni su questa vicenda. Il 17 agosto, immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, sul Sole 24 Ore, l'avevo letto allora, l'ho visto che ho richiamato molte volte, in prima pagina addirittura c'erano un intervento di Arturo Maresca e di Giampiero Falasca, i quali prendevano posizione dicendo che secondo loro sostanzialmente l'efficacia era ex tunc. Quindi la legge di conversione copre tutto. Ho letto Scarpelli su Giustizia Civile, sostiene invece il contrario. Ora ce ne sono molti altri che sostengono l'uno o l'altra tesi. Se dobbiamo a questo punto prendere una posizione, dobbiamo prenderla tenendo conto della famosa sentenza di Rossetti, no? Rossetti lo conosciamo tutti, il giudice era nel Tribunale di Roma, ma insomma una grande personalità anche sotto il profilo giuridico e tecnico. Apprezzabile soprattutto uno che ha una dote particolare che io apprezzo, scrive poco. Cioè lui scrive delle sentenze di pochissime pagine, ma talmente dense che c'è veramente da imparare. Scusate se vi dico queste cose, ma provo piacere quando leggo una sentenza redatta da lui, perché è scritta veramente molto bene. Lui dice, sostanzialmente la Cassazione dice, che costituisce un sofisma predicare l'indistinguibilità tra norme modificate e norme sostituite, perché invece è limpida la distinzione, chiaramente. Abbiamo da una parte la modifica, quindi ci troviamo in una legge di conversione che aggiunge o sottrae alcuni elementi costitutivi. Mentre il caso della sostituzione, abbiamo una disciplina totalmente diversa rispetto al decreto legge. Nel caso di specie lui poi alla fine propendeva per un caso, era una questione che riguardava un decreto legge in tema di assicurazioni, per il caso dell'emendamento modificativo. Ma noi ci troviamo di fronte a questa norma. Ora, questa norma dice, la differenza è questa, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data, oppure nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. Beh, ci saranno molte controversie per capire se questo è un emendamento modificativo o un emendamento sostitutivo. La disciplina è una disciplina totalmente diversa o è una disciplina che aggiunge e sottrae alcuni elementi costitutivi? Come non si può dire che effettivamente questa disciplina sia diversa? Perché si parte da un momento differente. Ma come non poter dire anche che invece ci possiamo trovare di fronte a una ipotesi di modificazione perché è stato aggiunto una disciplina valevole temporalmente? Francamente non vorrei prendere in questo momento una posizione netta, vedo l'espressione anche del collega Tartaglia che dalla sua esperienza insomma ci farà sicuramente, ci insegna come sia complicato poi maneggiare queste normative. Beh, il compito spetterà poi al magistrato. A questo punto arriviamo al regime transitorio.
Ma sul regime transitorio, siccome ci avevamo in qualche modo detti che avremmo fatto un po' di staffetta, no? Io potrei anche fermarmi qua e proseguire poi. Vediamo la parola dopo. Eh?